Siamo col tecnico della Garibaldina, la partita è finita da 10 minuti, 2-0. Ho visto una Garibaldina ben messa in campo, con una linea difensiva a 4 che ha tenuto fino al trentesimo e ha tenuto bene, direi, perché non aveva concesso nulla all'attacco comunque forte che ha la Promosport. Cosa ne pensa, mister? Penso che sia andato in questo modo, noi l'avevamo preparata anche in questo modo. Il nostro obiettivo era cercare di portarli, visto che giocavamo contro una corazzata per la categoria, il nostro obiettivo era quello di portarli sul risultato ad occhiali, sapendo che noi potevamo anche provare a far gol, infatti ci siamo usciti avete sfiorato in fase offensiva, però ad occhiali, per poi il secondo tempo, sperando anche in un loro calo fisico, magari provare ad uscire, a tenere la partita in bilico fino alla fine. Quell'azione nata dal singolo, anche se c'è stato un errore da parte nostra nell'uscita, sì, che ha determinato il recupero palla alto da parte di Villella, che poi ha trovato questo tiro, vabbè, fortunato. Poi lì siamo stati bravi con il rigore, però poi il nostro portiere... Per come ho visto Marchese, si era tuffato bene sul primo palo a prenderla quella, sì, palla. Ma sicuramente senza deviazione l'avrebbe presa, perché... Penso anche la stessa cosa. Di portiere cosa. Me ne intendo, visto, sì, che l'ho fatto. Sì, no, il portiere è di livello per la categoria. Ne siamo contenti. Poi il secondo è stato un errore di valutazione, che lì sono errori, non errori tecnici, sono errori dovuti alla interpretazione del momento, che pazienza, capitano. No, solo che alla Prosport non puoi concedere queste io cose, volevo, perché poi ti puniscono, no? Volevo rimarcare Marchese perché sul finire del primo tempo c'è stato un rigore assegnato da un buon arbitro, mi sembra, a parte qualche sottigliezza, ha arbitrato bene. Sul rigore ho visto proprio Marchese che ha parato un rigore distinto con una risposta con la mano di richiamo sinistra, mentre lui si era tuffato dall'altra parte. Quindi il portiere c'è, si vede. L'errore del secondo tempo è un errore di superficialità e forse di fretta, perché voleva anticipare la sì, giocata. Credo che sia dovuta, io non ho parlato ancora con Enrico, lo farò, sia dovuto secondo me al fatto che perdevamo 1-0 e quindi anziché buttare la palla fuori dice io la recupero e subito rientriamo. Quindi diciamo che vedo il positivo in queste cose, sì, che sì, la volontà di voler, diciamo, recuperare palla e ripartire. Mister, il secondo tempo ho visto che hai spostato De Cicco col numero 4 sulla parte più alta, anche se l'80% delle sue azioni poi sono state bloccate dalla difesa della Promosport. Però con quella mossa hai messo in ansia l'intera retroguardia della Promosport, che comunque ha tenuto, ma lode alla Garibaldina, che comunque ci ha provato, e ci ha provato seriamente, perché due o tre volte sono arrivati quasi all'uno contro uno, e qualche altra volta, se il traversone fosse arrivato dosato giusto, eravate in due contro uno in area. No, grazie per aver notato questo. Diciamo che al di là del cambio che ho fatto, poi ho cambiato alcune pedine, diciamo che siamo stati bravi nel secondo tempo a recuperare palle abbastanza alte, a ripartire. Poi purtroppo l'ultimo passaggio è quello che fa la differenza a questi livelli. Mister, partiamo dalla fine. Sono 16 i punti della tua squadra, complimenti. Non fosse stato per quella 3 minuti di sofferenza finale, parleremmo di una lepre in fuga, ma magari con 18 punti, tant'è. Tu mi insegni che non è facile tenere dei ritmi alti in qualsiasi categoria con la squadra che tu puoi costruire, come l'abbiamo costruita noi, sapendo di avere un organico importante. Mercoledì, sinceramente, nella parte finale loro hanno trovato questo gol che fa parte del calcio, della sfortuna che si vuole dire, ma io credo che siamo stati forse ingenui noi a non sfruttare nei momenti topici della gara, a chiuderla, perché abbiamo avuto le occasioni e non l'abbiamo fatto. Poi il calcio ti ripaga in questo modo, ma comunque, va bene così. Comunque sei, se non sbaglio, imbattuto nella stagione, 6 risultati utili consecutivi, comunque non è una cosa da tralasciare. Ho costruito una squadra, credo, tenendo ben presente le caratteristiche che a me interessano. Sono giocatori che io ho avuto per tanto tempo e quindi so cosa mi possono dare. Sono soprattutto
voglio rimarcare che è molto importante, e si è visto anche da fuori, mi fa molto piacere, il fatto di avere tutti, oggi Gagliardi è entrato in mezzo al campo, Ferraiolo è entrato in mezzo al campo, Morabito è sempre pronto per poter essere, così come Gennaro Porpora che sta sostituendo benissimo Bruno, non dimentichiamo che Bruno è uno. Ho visto che ha fatto giocare Lander in porta di nuovo. Lander è ritornato in porta perché mi sfrutto il Villella o il Corigliano di turno lì esterno, quindi sto cercando di trovare sempre soluzioni impiegando tutti.